Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo che anche oggi ci viene proclamato, ci viene offerto e donato. Ed è sempre il capitolo sesto del Vangelo secondo Marco, dai versetti 6 al 13. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non ve li accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Amen. Ecco che oggi ascoltiamo un nuovo comando da parte di Gesù ai suoi dodici discepoli. Questi discepoli che ha chiamato affinché, dice il Vangelo stesso all'inizio, stessero con lui e affinché poi fossero inviati a portare la buona notizia. Noi siamo, entriamo in quei dodici. Siamo, potremmo dire davvero, coloro che succedono, coloro che dopo 2000 anni abbiamo ricevuto questa stessa eredità, cioè l'invio, un apostolato per portare il Vangelo. Quindi rispolveriamo anche oggi che cosa significa essere cristiani. Significa non solo essere come discepoli che stanno ai piedi del Maestro, del Signore Gesù, ma siamo molto di più apostoli, coloro che vengono inviati. Ogni battezzato in Cristo Gesù è successivamente inviato, come lo abbiamo ascoltato oggi. Quindi sono stati mandati a due a portare la buona notizia e l'Evangelista dice che Gesù ha dato loro potere sugli spiriti impuri. Ecco, questo dare potere, non parliamo di un qualcosa chiaramente di magico, ma sicuramente di soprannaturale. E questo è per opera dello Spirito Santo, perché quello che Gesù ha fatto, ecco che lo dona ai suoi discepoli, lo dona ad ogni battezzato che è apostolo suo. Quanto è importante il dono che Gesù ci ha fatto, cioè avere autorità nel suo nome. L'autorità che Gesù stesso ha avuto, e ieri anche lo abbiamo visto a Nazaret, lo abbiamo visto a Cafarnao, nel Vangelo di Marco, in questi primi capitoli, Gesù aveva autorità sopra gli eventi naturali, sopra le malattie, sopra gli spiriti maligni, e Gesù ha comunicato ai suoi affinché si diffondesse il regno dei cieli. Ma tutto questo non ha lo scopo del potere, lo scopo di questa guarigione, di questa liberazione che viene effettuata da Dio Padre attraverso il suo figlio Gesù e attraverso noi come suoi apostoli, ma il fine è di diffondere la notizia che Gesù è il Signore, che Gesù
ha ricevuto ogni potere nei cieli e sulla terra. Ecco allora che in questo invio da parte di Gesù verso i suoi discepoli dice: andate nelle case, portate la buona notizia, se non vi accolgono non preoccupatevi, scuotete la polvere, andate in un'altra casa. Ecco come insegna anche la pazienza il Signore Gesù. Ed essi partirono, proclamarono che la gente si convertisse, quindi l'apostolo, noi tutti, siamo chiamati a predicare, ad annunciare un cambiamento di idea. Ecco la conversione. Gesù è la soluzione. Gesù è la gioia. Gesù è la luce. Gesù è la via di uscita oggi per noi. Proclamarono quindi la conversione, scacciavano molti demoni, quindi nel nome di Gesù proclamavano l'allontanamento del male, delle malattie, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Carissimi amici, quanto è importante riscoprire questi dettagli che fanno parte del corredo cristiano. Tu sei cristiano che stai ascoltando questo video, tu hai la chiamata quindi ad essere discepolo di Cristo, stare con Lui, ma anche la chiamata di essere un apostolo, annunciare il Vangelo. Quanto è importante, fratelli e sorelle, riscoprire che la Chiesa viva è fatta non solo dai suoi pastori, dal Papa, dai Vescovi, dai sacerdoti, ma è fatta da tutto il popolo di Dio, da ogni cristiano che necessariamente deve fare una esperienza autentica di un Gesù vivo, come lo hanno fatto i discepoli, e annunciarla al mondo, annunciare la liberazione, annunciare la guarigione, annunciare che il regno dei cieli è qui. Il cristiano non ha paura, il cristiano non teme le malattie, non teme la pandemia, non teme la morte, non teme le cattive notizie, perché il cristiano ha incontrato Cristo e sa che Cristo ha vinto la morte, ha vinto ogni male. Ecco perché lo annuncia, perché prega per la guarigione, prega per la liberazione, ma al tempo stesso di fronte alla morte o alla malattia non teme, perché Dio è al suo fianco. E allora gli diciamo anche oggi al Signore: vieni, o Gesù, nella nostra vita. Vieni, o Gesù, e manifestati a ciascuno di noi. Manifestati nelle nostre vite, manifestati nel nostro corpo, nelle nostre situazioni. Concedici un nuovo incontro personale con te. Concedici di essere autentici, non solo discepoli, ma anche apostoli. E io ti chiedo, usami anche oggi nella mia vita perché io diffonda parole di incoraggiamento, parole di speranza, diffonda quella libertà che tu sei venuto a portare a tutti noi e anche a me e alla mia casa. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, quindi oggi andiamo nel mondo, annunciamo che Cristo è risorto, che Cristo è vivo, che Cristo libera, che Cristo guarisce. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati, adoriamo. In ginocchio
davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate,